sue radici e della memoria storica, musicale e culturale di serie di realtà già presenti da tempo sul territorio, capace di propagare quel tessuto. Di sicuro, se questo concerto fosse stato fatto diciamo, 3 gennaio dell'87, avremmo trovato questa sera nulla, ma ben 3 ore, la corale Pacini, Alfredo Pacini di Capanoli, diretta dal maestro Elio Antichi, ora direttore di coro di Guadalupe Luna, la corale di Baranico, diretta da Piano Picchi, che abbiamo visto poco fa, e accompagnato dall'organo dal nostro contratto Giovanni Rubacca, e la corale di Tassignano, nata dalla volontà del nostro tenore Andrea Bianchi, di creare un gruppo semplice ed efficace, che animasse le messe di Tassignano. Era diretta dal maestro Capao, un musicista di estrazione melodica popolare, reinventatosi con successo, organista e direttore del coro. Il coro Capata si è completato poi nel 2011 con l'aggregazione di Paganico ed è formato attualmente da 45 coristi di ogni età ed è accompagnato da un violino, un capo traverso, un corno, una chitarra oltre al pianoforte e all'organo. Diciamo che quello che ci lega di più, oltre a un gruppo di WhatsApp che è fatto molto silenzioso a oltranza, è l'entusiasmo di stare e di cantare insieme un repertorio vario e inusuale di musica sacra e liturgica che cerca di conciliare tradizione e ricerca, proprio come quello che eseguirà questa sera. Il primo brano è Quernatus est Omnes di Marco Frisini ed è l'annuncio gioioso dell'antifona d'ingresso della messa del giorno Natale, un bambino è nato per noi. Il secondo brano, in tradizione natalizia, è Nella notte tutta luce. Il terzo è l'alluvio da chi andremo e Francesco Puttazzo, che è composto nel 2002, un genere forse troppo trascurato, quello della messa con i giorni. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo un buon ascolto e una piacevole serata.